Ciao a tutti ragazzi, torniamo sui Football PES 2021 per continuare e finire soprattutto in questo episodio la prima stagione di Serie A, perché oggi giocheremo ben 11 partite, Bari, Atalanta, Juve, Catania, Lazio, Udinese, Siena, Genoa, Parma e Inter, che è la, no, anzi no, perdona, 37esima, la 38esima, la partita finale con il Bologna in casa. Quindi ci aspettano tante partite in questo nuovo episodio. Vi ricordo di continuare a supportare questa serie con i dorici. Lasciate l'iscrizione se ancora non l'avete fatto al mio canale, per favore, mettete un like al video e attivate la campanellina. Contro il Bari, Mustacchio un po' stanchino dentro sul raco. Oh, De Falco in formissima, vabbè, lasciamo per il resto tutto così invariato e siamo pronti ad andare in campo. Palla per Mastro Nunzio che si gira la vipera, va a calciare col mancino sul fondo. Rete, ha segnato il Bari, clamoroso al 73esimo. Bari 1 ancora 0, ha segnato Carrison. Mastro, palla per lui, sinistro, rete, ha pareggiato l'Ancona, Salvatore Mastronunzio. 4 minuti dopo il vantaggio del Bari, risponde la vipera, decimo gol in campionato, anche in Serie A, sale in doppia cifra. Finisce qua, al San Nicola, Bari 1, Ancona 1. La 29esima partita che si apre in casa contro l'Atalanta, bene ma non benissimo, fuori rizzato dentro sul raco. De Falco per Lodi, lo facciamo riposare. Fuori anche un acciaccato dei Ribocchi. Dentro Ruopolo. Ruopolo di tacco Mastro. Ancora in profondità per Ruopolo. Ruopolo destro. No, ce l'ha parata, ragazzi. Ce l'hanno parata. Era bellissima. Sul raco prova il destro, giro deviato, rete! Ancora 1-Atalanta 0, la sblocca l'uruguaiano, grazie ad una fortunosa deviazione. Esulta insieme al compagno di squadra Mustacchio, da rivedere. Dopo il traversone, Mustacchio va a servire sul raco, se la piazza per il destro a giro. La deviazione del numero 18 bergamasco è 1-0 ancora. Ruopolo, Mastro Nunzio per Mustacchio, che è partito dalla parte opposta. Vai Mattia, Mustacchio, destro! No! Sul fondo. Ho voluto calciare sul primo palo. L'Atalanta con Caserta, Chevanton fuori. Non c'è più tempo, Ancona batte Atalanta 1-0. In questa terza partita si va al Delle Alpi contro la Juventus. Sempre giù tiri Bocchi, però occhio a Ruopolo, ci abbiamo due attaccanti freccia azzurra. Miramontes non sta benissimo, quindi vabbè, mettiamo Paponi in panchina comunque. Paponi in panchina e qua mettiamo Piccoli con Miramontes al posto di Cesare. Ora la Juventus con Iaquinta, palla fuori. Felipe Melo al volo da lì, seconda occasione per i bianconeri, insiste la Juve. Oh, Piccoli, palla di ritorno, Mastro Nunzio, Mastro Nunzio, no, la palla lì, rete, ha segnato l'Ancona con il numero 15, Ciccio Ruopolo, mamma mia. Mamma mia che fortuna, qua Piccoli va a recuperare palla, va a servire Mastro Nunzio e qua sono stato somaro, la devo mettere sul primo palo, invece ho voluto andare sul secondo, ma poi Ruopolo anche con un po' di fortuna che non guasta mai. Sigla, il gol dell'1-0. Ruopolo. Mastro Nunzio, no! Si oppone il portiere della Juve, Gigi Buffon. Finisce qua neanche senza recupero, neanche con il recupero, perdona. Ancona, batte Juventus 1-0. Fin qui siamo le ammazza big perché solo l'Inter ci ha asfaltato nella partita di ritorno. Persa 3-0. Catania in casa adesso. Abbiamo un Catania in casa. Io direi di togliere Carrozzieri dentro Cosenza. Cambia qualcosa, vediamo. No, è sempre 93 forza squadra. E vabbè, per il resto lasciamo così, mettiamo però Paponi che può farci comodo.
al posto di un centrocampista, tanto ci abbiamo anche De Falco. Occhio al Catania, mamma mia, da Costa, ci metto una pezza su Maxi Lopez. Bella palla per Mastronunzio, che va a sinistro sul fondo, la prima palla gol della ripresa dei biancorossi. Cosenza, bella palla, Mastronunzio, destro, no, si oppone il portiere del Catania, insiste l'Ancona, Mustacchio entra nel cuore della rigore, palla dentro, viene chiuso, finisce qua 0-0 del Conero tra Ancona e Catania. Ci aspetta il Parma adesso al Tardini, ragazzi. Andiamo a togliere Mastro un po' spento. Abbiamo la squadra spenta nelle ultime partite. Paponi, Ruopolo, palo! Incredibile! Anzi, tiribocchi, pardon. Era il tir tiribocchi che va a prendere il palo. Lodi, sinistro giro, bellissimo del capitano Lodi, ancora 1 Parma 0, piattone morbido sul secondo palo, da rivedere la conclusione dell'ex centrocampista di Catania e Cagliari.
Guardate qua Lodi, gran piazzato con il mancino, 1-0 Ancona. No, occhio Elia, destro sul fondo. Pericolosa l'azione in solitaria di Elia, palla fuori. Occhio al Parma, Elia, rete, il pareggio parmense con Elia. 1-1 al Tardini. Ancora Elia di prima, Lanzafame destro, Immanuele, bravo da Costa. Finisce così al Tardini, Parma Ancona 1-1. Ragazzi, questa è la classifica, 2 giornate dalla fine, e zona Europa, adios, ciaone, quindi andremo a simulare le ultime 2 partite. Subito a simulare le ultime 2 partite, salta l'incontro, abbiamo l'Inter ora. Vediamo Ancona Inter, clamoroso 0-4, dopo il 3-0 dell'andata l'Inter ci rifila un sonoro 4-0 al Del Conero. Vediamo un po' come va a finire l'ultima partita, 2-2, pareggio, 2-2, classifica finale, l'Inter è campione d'Italia, Juventus, Lazio, Udinese in Champion, Palermo e Roma in Europa, mi sa, boh, non so come funzionava quell'anno, adesso non me lo ricordo. Poi vabbè, noi siamo arrivati noni, abbiamo fatto un grande campionato, 14 vittorie, 13 pareggi, 11 sconfitte, 39 gol fatti, 35 gol subiti. Questi sono i verdetti di fine stagione, ragazzi. Retrocesse in Serie B, Chievo Verona, Frosinone Brescia, ritornano in Serie A, Atalanta, Siena e Livorno. Io ragazzi per questo nuovo episodio con l'Ancona... chiudo qua, vi do appuntamento al prossimo episodio perché inizierà la quarta stagione e ci saranno sorprese incredibili per quanto riguarda il mercato. Grazie a chi ha seguito il video. Ciao a tutti dal vostro Gabinetto.